ragazzi, buongiorno. Questa mattina mi sono svegliato a 6 rilevante, testa bassa, sono arrivato qui a Moneglia. Oggi una giornata di camminata intensa, 45-50 km, devo arrivare a Levanto e poi mi butto nelle Cinque Terre, vediamo dove arrivo. A dopo, ciao ciao! Ragazzi, mi trovo appena passato Framura, località Anzo. Ora vado a riprendere il sentiero per arrivare fino a Bonassola e poi da lì si scende e si arriva fino a Levanto. Certo che le salite qua sono brevi, ma belle ripide, eh? Già già. Ecco il sentiero. Destinazione Bonassola. Non male come panorama, eh? Eccoci di passaggio da Bonassola. Ragazzi, siamo a Levanto. Ora ci dirigiamo verso le Cinque Terre. Ragazzi, ci sono stati dei cambiamenti. Da Levanto sono arrivato qui a Monte Rosso per provinciale e poi sono venuto giù. Adesso devo ritornare sulla provinciale e arriverò fino a Manarola. Questo perché? Perché la mia intenzione era fare la Via della Costa e arrivare a Volastra, che è un paesino sopra Manarola, questa sera e fermarmi lì. Solo che ancora tutta la mattina, ieri, non sono riuscito a trovare alcun posto. Allora arrivo, faccio la provinciale che è più breve e poi quando arrivo a Manarola questa sera dovrò per forza prendere il treno fino alla Spezia. Sono una decina di chilometri e mi spiace non fare tutto il percorso, però comunque se il forza maggiore. Quindi ci aggiorniamo lungo il pomeriggio, magari quando arrivo
a Manarola, perché mi sa che dovrò fare una bella tirata sulla provinciale. E eccoci arrivati a Manarola. I piedi cominciano a farsi un po' sentire, però comunque tutto sommato la provinciale era abbastanza in piano, quindi è andata bene. Forse lui è più stanco di me. Allora, qui a Manarola era da un po' che non vedevo così tanta gente. Comunque il 90% sono o giapponesi o cinesi. No, perché ha perso quello delle amiche e mezzo, è andata col funerale. Su per i monti forse era meglio. Questa galleria pedonale non finisce più. Secondo me arriva direttamente alla Spezia. E invece no, la stazione. E comunque la stazione di Manarola ha una bella vista, eh?